Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo fantastico video dei due nerdini sul tubo e solo. Vi do il benvenuto in questo secondo episodio di Assassin's Creed 2. Ragazzi, mi scuso per l'attesa e per l'assenza sul canale. Veramente stiamo avendo un sacco di lavoro per il negozio in questo periodo e di conseguenza ci scusiamo appunto per essere un po' assenti. Allora ragazzi, se vi ricordate lo scorso episodio è stato abbastanza crudo e triste, in quanto ci hanno ucciso praticamente la famiglia davanti agli occhi a causa di un tradimento. Un tradimento che Ezio non perdonerà mai e nemmeno noi per quello. Quindi direi, partiamo subito ragazzuoli con questa avventura. Siamo famigerati, ciò significa che appena una guardia ci intravede, ci attacca, ci attaccherà proprio 100-100. Mi scuso già in anticipo perché sto aspettando alcuni pacchi e di conseguenza potrebbe suonare da un momento all'altro il corriere. Spero solamente non succeda durante un video, perché se no, un video della storia, perché se no sarebbe un po' un problemino. Ok, intanto ho sistemato un po' la webcam perché, insomma, a volte come mi muovo, muovo. Fa dei riflessi un po' carini e fa vedere male il green screen. Ok. Allora, andiamo a fare la missione, raga. Cosa accolta? Dovrebbe essere il simbolo. Dovrebbe essere il simbolo che c'ha messo la tizia dell'Animus. Eccolo qui. Un attimo, non è possibile. Non può. Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh merda, è un file criptato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Oh, non riesco, è compatibile solo con l'Animus. Trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. Mi chiamano soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok. Ho trasferito la prova, il file che dimostra tutto. Ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella. No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Stesse pagine che ho trovato l'altra volta, vi ricordate? Trovalo, trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. C'è molto più. Ma che. Come ha fatto a entrare nel nostro Animus? Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vidi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus. Madonna. Il principio, sblocca il file. Allora, hanno un elemento in comune, riconoscere e inizierai a vedere. Non ricordo come si faceva. Ok. Pare fosse la mela. Esatto, sì. Allora, qui non c'è. Qui non c'è questa qui. Qui c'è. Qui c'è. Qui c'è. Qui c'è. Ok, infatti. Raga, queste cose alcune me le ricordo.
Preferenze di codice d'accesso. Ok. Questa era semplice. Alcuni sono più complessi, raga. Oddio. E qui c'è tutto il filmatino. Sì, sì, sì. Ci sono tanti extra, ragazzuoli. Tanti extra e li vedremo insieme. Assolutamente. Eccoci. Eh sì, raga, come un bordello. Nerva senza la parola. Forse abbiamo sbagliato casa. No. No, è quella giusta. È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Umberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta. Ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. Eh sì, raga. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti che come faccio, loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Ok. Avvicinati ancora un poco, Ezio. Si passa da una persona all'altra e via. Rubato, mannaggia. Laggiù, eccolo! Addosso! Dai, basta, finitela! Aia, non era mia intenzione. Lori di cani! Non era... Vergognatevi, maledetti! Mi intento. L'ho derubato per sbaglio, raga. Ceccia. Missione molto stealth, molto semplice, tranquilla. Praticamente adesso ci insegnano un po' a mimetizzarci, a esplorare il mondo senza farci scoprire. E poi, insomma, appunto, a sopravvivere, come ha detto Paolo. Paola. C'è Bulma che corre da una parte all'altra. Ok, siamo tornati qui. Sono qui, Paola. Bene. Ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. No. Dopo che hai derubato qualcuno, non devi indugiare. Aiuto! Qual-
Devo tornare a rubare. E lei? Io rubo tutto intanto qui, eh. Dai, finiamola con questa storia, basta. Guardi, aiutatemi! C'è un tagliaborse qui attorno! C'è un tagliaborse! Vale. Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Oh. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi, la lama e la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Vai! Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento. Secondo me c'è un po' di più. Secondo me c'è un po' di più. Che è ovviamente una semplice violenza che ha subito lei in primis. Ecco, da ora in poi vedremo anche le cortigiane. Possiamo assoldarle, come ci dice la vocina lì di lato. Io non penso possiamo ancora comprare armi. Non lo so, sai. Ora andiamo a vedere. Posso già comprarmi armi? No. Posso comprarmi l'armatura? Buono. Arrivederci, signore. Ha parlato di me ai vostri amici? Ma anche no. Ok, abbiamo un po' di armatura e tra l'altro siamo anche guariti, quindi top. Che culo. Il passato, una vasta rete di ioni e interconnessioni, tutte governate da... oppure no? Ed eccoci qui, ragazzi. L'abbiamo fatta. Oh. Ah, Ezio Auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo. Vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio.
Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Adoro sempre queste scene. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni tre... Fatto. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Olè. Incredibile. Per davvero? Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Solo un momento. Aspetta qui. Sei tu, Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Allora ti decidi. È morto. Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro, assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi. Dai, su, mettilo dentro. Dove devo mettere? Ah no, devo portarlo dentro. No, veramente è giusto cosa. No. Visto? Come non fosse mai accaduto? Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi. Amiamo 10. Ok, e ora abbiamo la nostra lametta. Avanti, su, non siate timidi. E ora possiamo andare a recuperare qualche altra pagina del codice. Direi. Eccolo! Lì, sì! E boom, e boom, 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 boom! Via, via! Maledizione!
È qui! Ma dove? Continuate così! Mi colpisce! Mi colpisce! Proteggi tu! Guardia! All'assassino! Ragazzuoli, direi per questo episodio di terminare qui. Oggi abbiamo imparato a rubare, imparato a dileguarci nella città, ma soprattutto, ragazzi, abbiamo riparato la nostra lama Shelafa. Nel prossimo episodio scopriremo se effettivamente potremo andare a vendicarci nell'immediato oppure ci sarà probabilmente un percorso, tutto un percorso, per arrivare al nostro uomo, al meglio forse ai nostri uomini, visto che ce n'era più di uno che confabulava con il nostro, io lo chiamerò mongolfiera. E niente ragazzuoli, che dire, io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, e che dire ragazzi, grazie per il supporto, un abbraccione e bella ragazzi.